Oggi vorrei parlare di qualcosa che non è prettamente legato al mondo dell'alta fedeltà, ma che in maniera diretta può causare un degrado, un disturbo. Tale disturbo viene percepito come un ronzio, che può essere di tipo continuo oppure un rumore di tipo sporadico. Sto parlando dell'energia elettrica. L'energia elettrica di tipo domestica, tecnicamente cosiddetta monofase, quella che permette alle nostre amate elettroniche di poter funzionare, ma in alcuni casi possono innescare interferenze o ronzii. Analizzeremo le cause e come poter rimediare. Breve premessa per evitare qualsiasi fraintendimento. Questo video non vuole vendere niente a nessuno, semplicemente portare le mie esperienze personali a tutti voi. Quali sono le cause? Generalmente le cause del rumore sono il funzionamento di motori elettrici, quali lavatrici, frigoriferi o climatizzatori, oppure anche da inneschi di tipo radiofrequenza, come possono essere i nostri cellulari. Tutte comunque quelle apparecchiature che hanno grosso assorbimento nella nostra rete domestica, ma anche dei fenomeni come possono essere i fulmini, cioè quei fenomeni naturali. Per questi ultimi tipi di fenomeni, ogni tipo di protezione o schermatura è molto costosa e non sempre efficace. In questo video cercherò di illustrarvi inoltre i rimedi messi in campo dall'elettronica consumer per attenuare, non eliminare, badate bene, attenuare tali fenomeni. Inoltre farò una breve spiegazione di come realizzare un impianto allo stato dell'arte per alimentare il nostro amato impianto di alta fedeltà. Adesso andiamo un attimino ad analizzare come realizzare un impianto allo stato dell'arte. Le regole sono sempre le solite, come per i segnali audio, anche per l'alimentazione occorre poter partire dalla fonte, con un allacciamento quanto più diretto possibile e vicino al contatore, certo laddove è possibile. In una casa in fase di realizzazione è fattibile, per un impianto già esistente un intervento simile non è consigliabile se non a fronte di gravi problemi. Partiamo appunto collegandoci direttamente alla fonte, ossia al contatore, inserendo poi un differenziale ed un magnetotermico. Questo per poter preservare il nostro impianto da cortocircuiti, dispersione verso terra o sovraccarichi. In caso appunto di questi gravi problemi, cosa succede? Che il circuito stacca di conseguenza il nostro impianto dalla rete. Attenzione che però non stiamo salvaguardando il nostro impianto da fulmini, questi possono comunque causare gravi danni. All'uscita del nostro differenziale, utilizzando sempre un cavo di adeguata sezione, generalmente si utilizza cavi da 2 mm 2 mm quadri, andiamo alla presa che si trova in prossimità del nostro impianto. Meglio ancora se di prese ne portiamo più di una, così da poter diversificare il carico. Seguendo queste breve regole, di fatto abbiamo realizzato un impianto allo stato dell'arte. I primi filtri che andremo a vedere sono i filtri di rete di tipo passivo. Quelli che state vedendo sono di questa categoria. Sono dei filtri che si diversificano per il numero di componenti utilizzati. In sostanza, il numero di componenti utilizzati va a determinare la pendenza e di conseguenza la bontà del filtro, un po' come succede nei filtri crossover. Inoltre, il prezzo cambia anche in base all'isolamento, ma soprattutto alla corrente che è in grado di supportare il circuito. Quello che state vedendo è comunque un altro filtro di rete, pur sempre passivo. Alla stessa stregua di quest'altro tipo di filtro, chiaramente la differenza grossa sta nel fatto che questo tipo di filtro è in grado di sempre lavorare 250 volte con frequenze di 50-60 Hz, però è inevitabile che ha la possibilità di erogare fino a 17 A massimi, per cui supporta una potenza decisamente superiore. Il resto del circuito che vedete qua sono solamente delle protezioni sempre di tipo passivo. Il secondo circuito che andiamo a analizzare sono i circuiti cosiddetti con filtro di rete in disaccoppiata. Sono circuiti con filtri di rete passiva, ma l'inserimento di un trasformatore in disaccoppiamento 1-1, ossia ingresso 220 con un'uscita sempre 220. Di fatto si va a disaccoppiare dalla rete il nostro utilizzatore, in questo caso l'impianto Hi-Fi. Qui però i costi si alzano, in quanto tutto il carico è supportato dal trasformatore,
di fatto deve erogare corrente sufficiente per poter alimentare il nostro impianto. In ultimo abbiamo i filtri di rete più costosi, che sono i filtri di rete con stabilizzatore. Chiaramente hanno un circuito passivo per il filtraggio, un trasformatore di disaccoppiamento e in ultimo mettono dei triac per livellare la tensione in uscita, in maniera che rimanga sempre costante. Chiaramente qui, dovendo avere dei carichi piuttosto elevati, i triac devono dissipare molta corrente, i trasformatori devono essere sovradimensionati e i costi lievitano ancora di più. Questo qua è l'ultima categoria ed è, tra tutte le tre, è sicuramente quella più costosa. È importante ricordare una cosa: per entrambe le tipologie, cioè dei filtri di rete di tipo passivo o i circuiti di filtri di rete in disaccoppiata, l'importante è avere una buona messa a terra. La messa a terra dell'impianto di casa deve essere efficiente, così da poter scaricare eventuali tensioni spurie. Una breve considerazione su quella che è la fornitura di rete. Negli ultimi decenni comunque la fornitura di rete è migliorata sicuramente in termini di qualità e di stabilità di tensione. Non si hanno più i problemi che si avevano negli anni 80 e negli anni 90, dove era fortemente consigliato l'utilizzo di stabilizzatori. Tra l'altro all'epoca tali stabilizzatori non erano così efficienti come lo sono attualmente ad oggi. Ad oggi, come dicevo prima, la stabilità della fornitura di rete è molto buona, per cui a questo punto si può tranquillamente considerare solamente un filtraggio di tipo passivo. Questo a prevenire i rumori determinati dagli utilizzatori che abbiamo in casa, come precedentemente detto, lavatrici, frigoriferi, climatizzatori. Questi tipi di utilizzatori nel nostro impianto di casa possono generare dei disturbi e questi tipi di disturbi possono essere tranquillamente ovviati inserendo questi tipi di filtri, anche di tipo passivo. Certamente in impianti più complessi, lo ripeto, sicuramente uno stabilizzatore è consigliabile. Chiaramente è tutto da valutare in base al costo dell'impianto e al costo dell'apparecchiatura. Nel nostro paese la rete di tipo monofase, ossia la rete domestica, rientra nei seguenti parametri: 230 volt più o meno 10%. Questo porta che la tensione minima può essere di 207 volt con una tensione massima di 253 volt e una frequenza di 50 Hz. Adesso andremo a verificare cosa arriva dalla rete. Questo tipo di misura va fatta solamente da personale qualificato, per cui evitate di farlo se non rientrate in questa categoria. Bene, abbiamo il nostro multimetro digitale, sì, quello che vedete sono i guanti dielettrici, ricordatevi che vanno usati in apparecchiature sotto tensione. Sì, non verrà da sorridere perché sembra una cosa abbastanza ovvia fare questi tipi di misure, però farsi male è veramente un attimo. Mettiamo il multimetro in tensione alternata e misuriamo cosa arriva dalla rete. Attacchiamo i nostri puntali e otteniamo una misura di 227 volt circa. Adesso è sceso 226, comunque siamo nel range di quello che sono i parametri. Adesso vediamo invece qual è la frequenza, che ricordiamo deve essere di 50 Hz. Ho spostato il multimetro su Hz e andiamo a misurare quella che è la frequenza in arrivo dalla rete. Come vedete la frequenza è di 50 Hz. I parametri sono ampiamente rispettati. Giusto per portarvi un esempio pratico, quello che vedete è sempre il mio Cambridge Audio. Come potete vedere ha una presa di tipo VDE. Dovendo inserire questo tipo di filtro con la sua presa VDE, che tra l'altro è equipaggiato con una fusibile ed interruttore d'accensione, qui andrò a fare un intervento piuttosto invasivo, ossia aprire di più la finestra dove è inserita la VDE per poter inserire a sua volta questo tipo di filtro. In questo caso l'intervento è molto più semplice, in quanto la scatola VDE, che è già presente con fusibile e interruttore, ha le stesse dimensioni di quello che andrò a sostituire, ossia il filtro, per cui qua l'intervento chiaramente è molto semplificato. Tra l'altro un intervento consigliato per tutti i possessori del popcorn, questo qua è il popcorn C200, in quanto questo tipo di apparato, adesso vi farò vedere,
Come potete vedere nello specifico, monta un alimentatore switching, per cui questo tipo di intervento su questi tipi di apparato con alimentazione switching, l'intervento di mettere un filtro di rete è fortemente consigliato. Concludendo, quando è meglio installare un filtro di rete? Sicuramente in tutte quelle situazioni dove è percepibile rumori di fondo. Attenzione però da non confondere con eventuali guasti di alimentazione, ronzi di amplificatori con sezioni di alimentazione in perdita. Quantomeno il rumore deve essere percepito su diverse apparecchiature. È indispensabile equipaggiarsi di un filtro di rete se non ho rumori percepibili? No, non è indispensabile, ma da parte mia comunque è consigliabile, perché specialmente nella presenza di apparecchiature digitali, come possono essere DAC, lettori di rete oppure multimediali, dove utilizzano appunto alimentazioni switching, ma anche per i CD, questo tipo di rumore genera degli errori. Questi errori non sono di certo quantificabili o misurabili. Ma anche per impianti home theater dove vi sono presenze di subwoofer. Sono filtri poco costosi, e sto parlando di questi filtri passivi, che non gravano certo sul budget, forse un po' complessi per l'installazione per alcuni modelli, soprattutto per questi tipi di modelli, comunque migliorano i disturbi di alimentazione e isolano l'impianto. Per tutti quegli impianti di tipo high-end è fortemente consigliato un filtro di rete con disaccoppiatore di rete. Certo, il costo non è contenuto, ma come tutte le cose il giusto equilibrio è importante. A fronte di impianti particolarmente costosi e complessi, un filtro di rete dal costo di 500 euro non è certo un problema. Per impianti più modesti, come possono essere appunto anche il mio, è sufficiente quello che ho mostrato. Rimango comunque a disposizione per eventuali domande, vi lascio la mia mail e grazie per la visione e al prossimo video. Grazie a tutti e arrivederci. Un ringraziamento particolare a Maurizio, che come me condivide la passione del Hi-Fi, oltre che il nome, per avermi aiutato in questo video.